La pista ciclabile è in fase di realizzazione il cui finanziamento rientra nell'ambito di Agenda Urbana al centro di un incontro tra il Comune e le associazioni ambientaliste del territorio, l'aspetto che ha attirato maggiormente l'attenzione e l'impatto che questo progetto potrà avere soprattutto nel tratto di strada che va dallo stadio Tomaselli verso Viale dei Giardini, dove si prevede l'abbattimento di numerosi alberi. Dopo la presentazione del progetto, le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Lega Ambiente, LIPO e WWF si legge nel comunicato firmato dai responsabili o presidenti e dal naturalista Medeo Falci, hanno evidenziato di comprendere e condividere l'importanza dell'opera in oggetto, soprattutto in tema di sviluppo di una mobilità lente e sostenibile, ma anche di utilità della stessa per aumentare la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e dei runner che ogni giorno fruiscono di quella strada in condizioni di grande pericolo, data l'assenza di una banchina ed un'adeguata illuminazione, e per la migliore gestione dei reflui civili. E per la migliore gestione dei reflui civili. Allo stesso tempo, però, si legge ancora, hanno fatto rilevare diverse problematicità dal punto di vista procedurale e per gli impatti ambientali. A tal proposito, vengono avanzate anche delle proposte. Noi suggeriamo all'amministrazione di valutare diciamo, un, un, un ipotesi due ipotesi alternative. Ipotesi A: fare diventare la, la strada di Viale Stefano Candura a Pian del Lago, soprattutto da Biominichelli verso la Via dei Giardini, farla diventare assenso unico di marcia per le macchine. Così che praticamente si salverebbero questi alberi. E le macchine dovrebbero andare in una. perché attualmente c'è un limite orario di 30 km/h che nessuno rispetta. Bisogna invece creare una, una carreggiata in sede propria per le macchine e lasciare l'altra metà della carreggiata stradale per il libero sfogo di chi viene a correre, i ciclisti. Questa è l'ipotesi 1. Ha il limite di non accontentare quelli che vogliono la fognatura fatta nel canalone di Piandelago. Ipotesi 2, che potrebbe contemplare entrambe le cose e fare una corsia della pista ciclabile eh, su sede stradale, quindi lateralmente a sinistra per capirci del filare di alberi e la corsia invece di destra farla andare dentro il canalone. Richiedono inoltre un'indicazione più precisa su quali alberi verranno coinvolti dal taglio e in futuro messi a dimore e che in tutti i casi venga rispettato il periodo della nidificazione, cioè da marzo a luglio. Rassicurazioni in tal senso arrivano dall'assessore al ramo Marcello Frangiamone, dato che gli interventi sono già iniziati. Non sarà un taglio così netto e, e diciamo, senza, alcuna, senza alcuno scrupolo, ma si valuteranno singoli, gli alberi singolarmente e tutti quelli che si potranno salvare si salveranno. Si faranno anche magari delle piccole modifiche sul percorso della ciclovia in modo tale proprio da salvaguardare la presenza de, degli alberi. Il numero di alberi che, è stato, che sarà tagliato sarà ampiamente diciamo, sostituito con altri alberi anche di età adulta che saranno piazzati proprio ai bordi della ciclovia sia qua, lungo il percorso sia anche in altre aree della città di Caltanissette, in modo tale che alla fine il bilancio ambientale degli alberi sarà nettamente positivo. Viene eliminato un canalone che da sempre è stato un ricettacolo di rifiuti, spesso l'acqua che rimane lì diciamo, diventa torbida anche dal punto di vista dell'inquinamento è qualcosa anche di grave, quindi eliminiamo questo, questo primo problema. Tanti di quegli alberi che saranno tagliati sono gli alberi o ammalorati o comunque che sono cresciuti in modo molto disabile, ordinato, molti sono storti e creano disagio anche spesso alla circolazione. E non ultimo, non voglio dimenticare anche il fatto che la pista ciclabile è una pista di tipo ciclo pedonale e quindi metterà in sicurezza anche tutti i pedoni e tutti i ciclisti che giornalmente si cimentano qui in, in attività diciamo, sportiva. La realizzazione del, della ciclovia consentirà anche la, la, la realizzazione di un'apposita fognatura alla quale tutti, gli, tutti i residenti potranno attaccarsi per salvaguardare la, la, appunto, la falda.